E siamo qua con un ospite speciale. Vai, Jack. Ciao Pino, Tonino, ma quando devi ridere? E poi viene da ridere pure a me! La dicevo, siamo qui con un ospite speciale. Ciao Pino, ma è vero che hanno visto tua madre in tangenziale venire scoppata da un tras? Brutto stronzo, ma come te permetti? No, vai, Jack, cambia. Cioè, ma poi, cioè, datti fuoco, coglione, perché te non capisci un cazzo. Ciao Pino, Ma dai, poi, non cioè, ma prendertela questi così. stronzi compaiono all'improvviso per rompere i coglioni. Vai, Jack. Ciao Pino, ma è vero che tuo figlio è andato a lavorare in fabbrica per sfamarti? Allora, io ho lavorato 36 anni in fabbrica per mantenere mio figlio. Hai capito? Non so perché ho la voce di Richard Benson, ma perché nel mio spettro vocale di doppiatura non è presente Pino Scotto. Dicevo, te sei una grandissima testa di cazzo, perché io ho lavorato 36 anni in fabbrica, mentre te sei seduto nel televisore a guardare me. Coglione! Hai capito? Vai, Jack. Ciao Pino, dai, non prendertela così tanto con queste persone. Loro non sanno che tu sei il vero re del rock in televisione. C'hai ragione, guarda, questi coglioni non capiscono un cazzo, ma lasciali con Justin Bieber, con Vasco Rossi, che tanto questa merda loro ascoltano, hai capito? Ecco. Vai, Jagger, e mi raccomando, di nomi delle persone che leggono, altrimenti come faccio a ringraziarli, Non possiamo, dobbiamo mantenere l'anonimato. capito? Allora, che programma televisivo di merda è, scusa, Jagger? Chi è che mette Ma sta perché? cazzo di regole? Ciao Pino, ma perché ti chiami veramente Pino Scotto? Ma lo Scotto, quando te l'hanno mai pagato, a stronzo? Questi coglioni dobbiamo iniziare a filtrarli, cioè, perché stanno diventando un po' fastidiosi, hai capito? Un tempo erano tutti gentili ai miei concerti, hai capito? Adesso sono diventati così ostili, non capisco perché. Vai, speriamo sia la volta buona. Sembra un coglione Ciao seduto Pino. qui che ogni volta mi insultano, ma questa cosa non la sopporto. Vai, Jack, dai. Ciao Pino, ma quando è che fai una bella collab con Richard Benson? A stronzo, ma io sono un musicista, conosciuto in tutto il mondo, ma secondo te io mi rovino andando con questa merda? Ma che sei coglione? Hai capito? Richard Benson è un coglione. Vai, Jack. Ciao Pino, ma è vero che tua nonna era un uomo? Allora, Jack, qui dobbiamo mettere delle regole, altrimenti non se va avanti, capito? Perché te questi stronzi non li sopporto più. Vai, Jack. Ciao Pino, rispondimi per piacere. Mi accetti le critiche costruttive? Io accetto sempre le critiche costruttive, basta che non siano insulti verso le nonne omosessuali. Risentiamo sta cazzo di critica. Ma devi dire vai Jack! Ah, vai, Jack, pensavo fosse nello stesso messaggio, che cazzo. Sono quello del messaggio di prima. Ho ascoltato tutto il tuo album. A me fa molto cagare. Ma quando è che impari a fare delle canzoni decenti? Pezzo di merda. Allora, tu sei un pezzo di merda frocio coglione, prima di tutto.
In secondo punto, devi andare al fanculo. Hai capito? Adesso, anche se tu non lo vedi, sto facendo il collegona con le mani. Hai capito? Ecco. Perché tu sei un fallito, a differenza mia. Io faccio i concerti tutto l'anno. Hai capito? Ecco. Vai, Jerry. Ciao, Pino. Ma sei così felice a lavorare ore e ore in fabbrica, perché stai a perdere il tempo a fare il coglione in televisione adesso? Allora, io ho lavorato tutta la vita, hai capito? Mica fare il coglione come fai te, magari vai nelle autostrade ad adescare le ragazzine immigrate. Io cosa faccio? Io ho lavorato spalando la merda, coglione. Te, se non conosci la vera fatica, non puoi rompermi i coglioni. Coglione. Vai, Jerry. Ciao, Richard. Ma è vero che sei il chitarrista più veloce al mondo? Brutto frocio. Tu hai sbagliato numero telefonico e mi stai pure rompendo i coglioni, hai capito? Se tu mi richiami di nuovo, Richard Benson, io... Prima di tutto, adesso Marisa, prendi per piacere il numero di telefono e facciamo un'intendenza della Guardia di Finanza. Il secondo punto, cioè questo coglione adesso verrà arrestato perché adesso la polizia si è già recata a casa sua ad ammanettarlo e niente. Vai, Jack. Ciao, Riccardo. Ma è vero che hai scritto una canzone che si chiama I Nani? Comunque, adesso io mi sto rompendo i coglioni. Il tizio di prima gli ha telefonato, è già stato arrestato, se proprio volete saperlo. Ecco, se proprio è interessante la cosa. E adesso verrà arrestato anche questo coglione che continua a chiamare costantemente a me e a rompermi il cazzo. Ma sei proprio sicuro, Jack? Eh? Sei proprio sicuro, Richard? Eh? Mi sento più sicuro, Pino! Jack, cos'è successo alla tua voce? È successo qualcosa di molto spiacevole? Pino, sono la voce della tua coscienza. Io no. Jack, non è mai esistito. Questo programma televisivo non è mai esistito. Oddio, tu no. Parli per 5 ore contro un muro e pensi che la gente ti mandi messaggi che ti insultino. Oh, ma perché ti odi così tanto? Ma chi è che dice queste cose? Scusate, no, aspettate. Chi è che parla? Jack? Dove sei, Jack? Dov'è la mia voce che mi consiglia a me leggere i messaggi? Dov'è? Chi è che è entrato da quella porta? Allora, le paradine prima di tutto vanno imbustate e non tolte. Secondo, chi cazzo sei tu? Dov'è Jack? Ragazzo, ma questo PC4 non stai zitto, stai rovinando il mio programma televisivo, voce della mia testa. Perché il programma televisivo non è mai esistito. Allora, io adesso, guarda, le cose le decido io, brutto stronzo. Vattene a fanculo per cortesia, ecco. Qui mi hanno appena rubato un'uccisione, se proprio vogliamo essere... Anche a me. Adesso lo ammazziamo. Comunque, io non mi immagino niente. Tutto quanto funziona alla perfezione. Io guadagno i soldi. Hai capito? Cos'è questa cosa? Stai di nuovo mutando voce? Torna, Jack. Ok, Jack è tornato. Jack? Ci sei, Jack? Jack? Tutto bene? Cos'è successo? Avevi per caso mal di pancia? Prima? Ciao Pino, scusa, sono andato a cagare un secondo. Allora, tu sei un coglione, perché te non puoi mettere il sostituto, non puoi mettere Marisa. Lei è impegnata a chiamare i carabinieri, hai capito? Non puoi mettere una cogliona a caso che si metta a fare gli scherzi. Questo è un programma televisivo importante. Adesso siamo alla Guardia di Finanza, siamo fuori dallo studio televisivo. Allora, io ho pagato... Ha due possibilità lei. No, lei... O esce fuori, o entriamo dentro e riprendiamo tutti i soldi che possiede, qui no, e in banca. Allora, avete... Anche quelli presi lavorando in fabbrica. Quelli sono soldi sudati, non potete prenderli. Hai capito? Saranno sudati, ma lei li ha nascosti
In un paradiso fiscale non specificato. Io non ho nascosto nulla in Svizzera. Hai capito? Infatti, ma chi cazzo ti vuole in Svizzera, coglione? Allora, questi scherzi telefonici mi hanno dato i coglioni. PS, siamo veramente la Guardia di Finanza. Forse è meglio che fai quello che diciamo. Con me la Guardia di Finanza segue la mafia adesso? Cos'è questa cosa? Noi siamo sempre stati la mafia. Jack, vai a parlare con queste persone. Scusa Pino, ma solo loro chiedono a te, io che cazzo c'entro? Allora, te sei il mio manager, hai capito? Quindi te devi rispondere delle cose che non vanno bene. Quindi vai a pagare. Allora Pino, non hai capito il caso. In qualità di manager te dico, vai dalla Guardia di Finanza oppure te mollo e torni a lavorare in fabbrica da sfidato di sì e da sfidato di lei. Allora, io posso stare benissimo anche senza di te, tutto coglione. Hai capito? Vediamo. Vediamo se puoi stare senza di me. E chi cazzo te li legge i messaggi poi? Appino! Allora, se ti rubano di nuovo le ruote della macchina, non rompermi i coglioni. Coglione. Guarda che la macchina era la tua. E in effetti il giorno te l'avevo prestata, la testa di cazzo. Non riesci a mantenere nemmeno le macchine di chi te le presta. Adesso prendiamo l'ultimo stronzo che legge il messaggio e lo spediamo a fanculo. Però Jack, io noto tristemente che tu non hai combinato una sega in questa partita. Allora, prima di tutto, io dovevo inventarmi una ogni volta una cazzo di frase da dire. Due, ci ho provato, ma mi hanno potuto alla fine non una, non due, non tre, ma ben quattro volte. Non è colpa degli altri se sei uno scassone di merda, Jack. No. Loro me l'hanno fottuta in maniera proprio egregia, nella maniera più stronza possibile. Cioè nella maniera... Del tipo, io sono lì, passano e me la rubano che non ho manco sparato un colpo. Ma questa è colpa tua, però, scusa. Tre? Quando cazzo finisce sto cazzo di video? Quando finisce la partita. Questa partita sta durando un po', no? State zitto. Adesso c'è questo Spitfire che si sta a camperà in base. Non è in base. Lo facciamo a riguardo. Non è in base, dai. Oddio, è in base veramente, aspetta. Allora, a me non me ne frega un cazzo! Noto tristemente... Quanto è vero che esiste Cocomero? Sai cosa faccio adesso? Adesso vado e faccio un banzai. Ti vuoi 5 quarti di Cocomero? No. L'hai voluto tu! Tu! Cocomero! Jack, va tutto bene? In questo periodo mi sei stressato. Devo fargli saltare per forza, non so benzina. Io mi sto già lanciando verso il basso. Tu assorbi il coso delle antiaeree. Il video finisce qua.